quindi non dimentichiamoci che dobbiamo partecipare anche noi allo sciopero organizzato da Greta. Greta? Greta chi? La nuova alunna della seconda B. Boh, l'importante è che domani non si va a scuola. Siete sempre i soliti. Greta è una ragazza poco più grande di noi, è un'attivista svedese per lo sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico. Sì, una ragazza come tante, ma qual è la differenza? Ha iniziato il corso al governo svedese affinché riducesse le emissioni di anidride carbonica. Il suo sciopero del venerdì ha attirato l'attenzione dei media in tutte le nazioni. A tal punto che manifestazioni simili organizzate in altri paesi, Germania, Danimarca, Italia. Ma chi è? Ma chi l'ha mai sentita nominare? Per noi l'importante è saltarci la verifica di grammatica di domani. Eh sì, scioveriamo ogni venerdì, così ci saltiamo il compito di italiano. Voi non avete capito nulla. Noi comunque ci stiamo organizzando per preparare cartelloni e slogan. Dai, ci volete dare una mano? Ok, ma andando a ripetere per la verifica, perché no? Prendi un po' il cellulare, vedi chi è sta tipa. Greta, conoscete il cognome? Ecco, sì, mi sembra tu... Greta Thunberg, una ragazzina di 16 anni che con i suoi Venerdì per il futuro è diventata il simbolo e la rappresentante più conosciuta del nuovo movimento ambientalista studentesco. Ma come? A 16 anni? E come ha fatto? Ha cominciato a presentarsi ogni giorno davanti alla sede del Parlamento svedese, a Stoccolma, portando con sé un cartello, sciopero scolastico per il clima. Ho letto che è stata nominata la persona più importante e più influente del 2019 in Svezia. Forse per arrivare a tutto questo qualcosa di giusto starà facendo. In effetti il clima è un argomento che interessa soprattutto noi giovani. Vedo che cominci a capire bene, è necessario che il mondo cambi rotta perché ormai siamo arrivati al punto di non ritorno. Avete proprio ragione. Solo ora ho compreso i motivi di questa manifestazione. Mi sembrano più che giusti.